E la nostra avventura continua qua. Qui dobbiamo conquistare i sette mari. Io sto e già non a combattere gli scheletri, con Steph. Ci sono scheletri? Sì. Hai preso una gabbia da galline? No, perché ho visto gli scheletri e ho detto prima vado a uccidere loro, Steph. Ma devi fare avanti e indietro. Ma sono molti. Cavolo, ma ora non muoiono più con un colpo? Non lo so. Prima morivano con un colpo di pistola. No, ma dipende dallo scheletro. Alcuni sono più forti, altri meno forti. Ok, allora ne abbiamo già ammazzati tre. Spero che non ce ne siano altri. Io mi metto ovviamente con la lanterna. Ok. Perché dobbiamo vedere cosa c'è. Ma e guarda, cosa arrivano non c'è dal mare. Vai, ma pensare ci a ammazzare anche quello. Che ci facevi? Io controllo se ci sono galline al volo. Non così mi sembra, non si sentono. Lo so. Vabbè, non si sentono. Si sentono. Ma no, non si sentono le galline, non sono così rumorose. Poi i manco, maialini facevano un disastro. Manco fosse nell'isola. Mattina, dai, manco fosse mattina. Ma non è che ci sono solo di giorno, magari di notte dormono e non le vedi. Può essere. La gallina. Pensiamo al tesoro la mentre? Sì, ovvio. Allora, vienimi vicino con la lanterna, aspetta, così vedo qualcosa, perché c'è un stavo buio pesto banane, incredibile. Fame, una cosa un po' inquietante. Però eccomi con la lanterna. Ok, grazie. E sei ancora senza un occhio. Allora, Steph, ti devi mettere una lente in contatto colorata, così sembra che seguimi. Ma vendala, vuoi la benda, Steph? Le vendono, le vende. Vieni. Belle, vende belle. Vieni. Andiamo con me. Forza, da brava. Io le spacco le ossa. Secondo hai me trovato pure il tesoro? Secondo me mi pure segnato l'isola sbagliata, perché io, cioè, la prima volta che mi sono fidato di te totalmente a caso. Okay, certo, ma, che è quella giusta. Ma è immortale sto scheletro? Ma sta andando? Dove va? Oh, ma Steph, aiuto. Okay. È inquietante, Steph. Mi dava fastidio. Faceva molto e la smetti di darmi i ceffoni. Steph, mi stanno picchiando. Quanti dovete essere ancora? Sta cosa non va bene. Deve essere proprio un'isola in cui la notte continuano ad esserci 2 miliardi di scheletri, capisci? Sì, mi sa proprio. Quindi sì, dobbiamo essere molto veloci. Totalmente dalla parte opposta. Esatto. E dovremmo punta, essere punta dell'isola. Dove c'è. Perché noi stiamo cercando soprattutto quella roccia particolare, vedete, a forma di punta così, che va addirittura sull'acqua. Quando troviamo quella, okay, siamo di fronte al tesoro, che dovrebbe essere questa roccia qui. Quindi, se noi abbiamo qui questa roccia e Steph dice che la roccia è qua e quindi la mappa e quindi il tesoro, l'ha trovato, Steph! Hai sbagliato? Sì, poco poco. Perché io sono la vera esperta di tesori, Steph. Quando? Io quando dormi? Io senza neanche guardare la mappa sapevo benissimo dov'era. Certo, certo, scheletri. Io sento l'odore dell'oro, Steph, senza neanche guardare nulla. Adesso scappo dagli scheletri e ti abbandono, Steph. Ma quanta raffica di attacchi fanno? Sono forti, eh. Ok, ok. Però prima di tornare a casa per le chest, sai cosa ti dico? Andiamo, dato che i forzieri li possiamo dare ovunque, senti questo ragionamento. Okay. Andiamo verso il posto dove dobbiamo consegnare le galline. Ok. E cerchiamo le galline. Ok, ma fermandoci in un'altra isola o cosa? Fere, non ti ho capito. Che non succede? Come si chiamava il posto dove dovevamo consegnare le galline? Più. Perché non abbiamo più missioni. Era... Come non ce le abbiamo più? No. Come? Non siamo neanche usciti dal gioco. Come... Comunque sono qua le galline, Steph. Dov'è? Trovate. Sì. Ma è lontano, cioè, un'isola che si chiama Isola delle Galline. Ho capito, dove ma è troppo lontano. Non voglio andare tre isole chissà avanti. Chissà se c'è la Pig Isle. Non c'è, Fede. Chiudi la mappa. Nel terzo episodio andiamo dritti sul teschio nuvola. Oh, finalmente. Perché, Steph, cioè, quanto mi devi far aspettare? Prima o poi è devo prendere cosa coraggio. Che ho visto, come sono entrata nel gioco, l'ho visto subito. Ho detto, oh mio Dio, devo andare lì a costo di morire, di perdere tutto. Poi chissà se sta qualche posto sotto. Io parcheggio. Ma se invece è solo una nuvola nel cielo sotto non e c'è ci cade nulla, un fulmine? Non lo possiamo sapere. Dovremmo scoprirlo. Io mi areno da qualche parte, Fer esplora. E poi decidiamo un po' cosa fare. Mi sembra una buona strategia. Siamo quasi arrivati. Dov'è? Eccolo, lo vediamo sempre. Hai già preso la gabbia da galina? Sì, sono già pronta. Quindi mi hai dato 2 bianche? Sì. Ok, ok, dai, non dovrebbe essere difficile. Le bianche sono le classiche. Chissà di quanti colori ci sono, perché no, comunque maialini c'erano almeno quante? 4-5 colori diversi, Almeno 5, secondo me. Sì, erano tanti. Quindi comunque anche con le galline mi aspetto una rarità abbastanza interessante. Vabbè, i gabbiani non ci servono. Pappagallo. Papagallo, mettiamo l'ancora, guardate che sgomata. Guardate come ci avviciniamo perfetti all'isola. Non sgommano le navi, Steph, non hanno le gomme. Oh yeah. Ok. Non hanno le gomme, non possono sgommare. Allora. Questa è l'isola del granchio, Steph, guarda. Ci sono le galline, ci sono le galline. Qua. Non le ho viste, io stavo guardando. Ciao il granchio, gallina. Steph. Ciao gallina.
Ciao. Dove è sceso Stefano? Adesso voi ditemi dove è sceso. Come si sceso? Qua, bene, guarda le calline, guarda. Sono proprio polletti. Ma cioè, tu sarei quella bianca, no? Secondo me sei quella dorata. Quella credo. Marroncino, cose così. Ah, ma questa è rossa, giusto? Sì, ma non ci serve. Ma ora le posso prendere, mi dice il ma tasto. Ma non ci serve? Fede, se tu sbagli gallina da prendere, lo so, Steph, le l'unico solo modo guardando. Per liberarle è ammazzarle. No. Quindi non puoi sbagliare. Vabbè, non è che faranno una fine diversa, Steph. Parliamoci chiaro. Ma non lo facciamo noi almeno, capisci? Per mangiartele. Ma almeno. Comunque, se ti avvicini, vedi, con questa gabbia le puoi lo catturare so. E ti dice anche il loro nome. Però non penso sia difficile, dobbiamo puntare a quelle bianche. Che non ho ancora quelle visto. Rosse, quelle marroni. Quelle nere, ci sono qua. Li viste? Sì, tutte danne bianco. Peccato. In ogni caso, io vado a recuperare la mia gabbia, dato che speravo di trovarne qualcun'altra nella spiaggia, ma per ora non ne ho visto, quindi mi recupero anche la mia gabbia e cerchiamo le due galline bianche. Se ci riusciamo, pensate che noi andiamo a vendere due forzieri e due galline in un colpo solo. Ne ho viste tre bianche. Davvero? Presa! Me lo dice pure! Per Nicky Few collected a white feathered chicken. È facile prenderle, devi correre, perché poi appena ti vedono. Allora, se vieni qui sopra dove sono io è pieno, ce ne sono altre due o tre. Ok. E poi Steph, quando la acchiappi nella gabbia, le vedi la testolina? Fa troppo ridere, la devi acchiappare, la devi vedere, fa troppo non ridere. Non vedo l'ora di tenerla nella nostra nave, io non vorrei tenere uno di animali da compagnia. Oddio, comunque. oddio, no. Che no, c'è? Uno scheletro, devo scappare, Steph. Appoggia la gallina e fighta. Hai ragione, la posso appoggiare. Sì, è come un tesoro. Vieni qua, che mi volevi rubare le galline, tu. Non sono tue le galline, vai via. Ok, appena risolto. Gallina, si vede. Presa. Guarda, e la vedi che si becca tra le piume. Fa troppo ridere, vabbè. Okay, andiamo a consegnarle. Vediamo un po'. Stavo pensando, se noi trovassimo un'altra gabbia, potremmo catturare delle galline in avanzo. Sarebbe buono. Ti ho mai messo Scusa un attimo. Ti ha mai messo la gallina alla testa fuori dalla gabbia e si gira a guardarti? No. Per tipo 20 secondi? No, non mi è capitato. È bellissimo. Adesso ha smesso, però è rimasta una cosa come 30 secondi a fissarmi. Okay. Non so se prima o poi te lo farà, ma è bellissimo. Sto controllando se ci sono altre gabbie, ma non mi sembra proprio. Mi sa che sono rare da trovare in giro. Sì. Cavolo, aveva senso. Eccola. Ciao gallina. Guardala, sì, guardala. Sto bene, grazie. Tu? Tutto ok? Bene, meglio male. Vedi che fa le bollicine perché sta affogando. Togli là, poverino. Oh, vera, ma no. Io infatti non sono andata sott'acqua, l'ho tenuta sopra e si agitava. Scusami, aspetta, ti appoggio qua. Guarda, così si avvicina anche la tua amica, Sono un po' agitata e non sono felice di essere stata. Beh, Guardala. Mi sembra anche. Di nuovo la testa fuori, Steph, ti sta minacciando. Stai dicendo che sei un gallo morto, tu. Ti faccio fuori pure la cosa? Appena mi sono avvicinato è entrata dentro. E tu pure mi vuoi guardare male. Ok, Steph, ha detto quindi che ti vuole beccare l'occhio buono. Gallina. Dove dobbiamo tornare quindi? In un qualsiasi outpost più vicino. Penso verso destra. No, le galline si devono consegnare in un posto specifico. Ah, non ti dimenticare. Aspetta, Ancient Spire, il più vicino. Ok. Mettimi il segno. Quindi devo andare leggermente verso destra. Allora, aspetta un secondo che leviamo tutti questi segni, che non si capisce una ceppa. L'Ancient, okay. No, questo è il Plund. Bene, vicino alla nostra barca, lì davanti. Verso il basso. Eccolo qua. Trovato. Sì, l'avevo visto. Ok, a posto, Steph. È sempre bello stare con Hai lei. Hai solo quel segno, quindi non ti puoi sbagliare. Felice? Anche tu potevi non sbagliarti, eppure ti sei sbagliata come. E finalmente, dopo un lungo viaggio, siamo arrivati. Devo parcheggiare bene, perché avendo quattro cose da portare, non voglio fare troppo avanti indietro. Certo, quindi certo. Cerchiamo di arrivare addirittura al molo. Guardate quanto stavamo andando lenti, perché siamo tutto al tempo contro vento da 2000 ore. Porca miseria. Capita, oggi il vento non è mai a nostro favore. La gallina comunque è sempre più arrabbiata, io te lo dico, Beh, ormai ha capito che stiamo per vendere. Allora, mi sta guardando proprio con aria minacciosa di sfida sempre di più. Prima si girava una volta ogni mille, ora ogni due secondi proprio mi guarda. Mi beccherà la faccia, Steph, Va bene. Ce l'abbiamo fatta? No, vuoi puntare proprio al molo, ok. Sì, sto cercando di fare proprio, guarda. Vero? Ok, sì, dai, ci sta. Secondo me può andare bene. Inizia ad andare. Ok. Allora, parto anch'io dalla gallina che sono curioso di leggere i prezzi. Anche io. E sarà anche interessante vedere se valgono esattamente lo stesso tanto. Non so, penso di sì, sono le stesse galline, le stai facendo annegare, Steph. Tranquilla. Sono dietro di te, cara mia. Siamo anche vicini al teschio, per mia fortuna. Porca miseria, perché l'ho detto sta cosa. Siamo vicinissimi. Vado. Vai. Ti ho sentito comunque. 221. Vabbè, c'è da dire che essendo aumentati i prezzi dello shop, sono aumentati anche i prezzi, secondo me, delle vendite che fai. Ma la mia 135. Fattura scadente, Steph.
Ha fatto molto ridere la cosa, ridere stavo per dire, perché davvero c'è, cioè, la stessa identica gallina nella stessa identica missione, capi? Vabbè. Me lo ricordo. Forse evidentemente. Cos'è questa roba? Più galline porti e meno se basta. Perché abbiamo le bande. Voyage complete. Viaggio completo. Voyage. Oh yay. Ok, adesso completiamo il number 2. Quindi un tesoro per me, un tesoro per Fere. E vediamo quanti soldi ci facciamo. Con i mercanti riusciamo ad arrivare a livello 2. Perfetto, ottimo, perfetto, ottimo. Perfetto. Quindi ormai siamo già dei mercanti esperti. Dove qui. Ah, eccolo, non l'ho trovato. Preso? Sì, era nascosto vicino a un barile, si confondeva. Così preso, mettiamo preso. Subito a confronto una missione di uno, una missione dell'altro. È stato più lungo senza dubbio fare quello delle galline. Sì. Vabbè, le certo. galline hanno fruttato 340 all'incirca per arrotondare. Primo tesoro 224 e parte subito male la questione galline. Siamo sì. tutti d'accordo, credo. Sì. Cioè, io vediamo. Adesso non vorrei dire, ma quanto? 223. E quindi con i tesori abbiamo fatto più soldi che con le galline. E ci abbiamo però, messo secondo pochissimo. Me, le galline o comunque gli animali, se le fai come abbiamo fatto noi, cioè nel mentre che fai una missione te le inizi a prendere, le metti nella stiva, l'aggiungi come cosa poi extra, poi la prendi, capito? E le aggiungi come cosa extra. Io ti dico che non è male. Ok, che okay, non è male. Ok. E come promesso ci avviamo verso il teschio. Scopriremo tra non molto cosa succederà, ma sarà nel terzo video, perché è l'avventura bello. Continua. E speriamo bene. Felicissima, Steph. Ho paura.